Quindi è più paura? È più paura, non tanto, diciamo, io credo che non siamo razzisti. Sì, ci sarà pure qualche razzista che fa questi atti così, ma la verità io credo che abbiamo paura della povertà, della miseria. Perché, vede, se viene da noi un nero ricco, ben vestito, che arriva con gli aerei, che arriva, ma anche bianchi, un calciatore o una persona di grande cultura viene accolto con, addirittura forse ci mettiamo anche un tappeto rosso, poi se si tratta di uno sportivo, di un calciatore, per carità. Invece se arriva un nero, ma anche un bianco, povero, allora cominciamo a reagire, cominciamo a infastidirci. Abbiamo paura in realtà forse della povertà. Quindi forse è una forma di difesa. Difesa su che? Comunque da bugie, perché ecco, ci hanno fatto apparire questa gente povera, questa gente che viene dalle guerre, che viene comunque dalla povertà, da queste sofferenze, ce le hanno fatti vedere come un pericolo, come qualcuno che ti sta venendo a togliere qualcosa. Guarda caso proprio a chi l'ha vissuta questa esperienza. Guarda caso a chi l'ha vissuta, quindi ai più poveri, tant'è vero che si parla di guerra fra i poveri, no? Fra gli ultimi, fra i più deboli, e questo in effetti è il discorso. Per cui credo che siamo spaventati, ci hanno spaventato, ci hanno raccontato per anni c'è stato una, come io chiamo, quasi un bombardamento, diciamo che io chiamo terrorismo mediatico. Terrorismo mediatico, perché è un atto di terrore che fanno, spaventare la gente, che io credo che anche è un reato. Io penso che è un reato, perché esiste il reato del procurato allarme, no? Ecco, quindi raccontiamo la realtà. Gli sbarchi non ci sono più o ci sono ancora Gli oggi sbarchi a ci sono Lampedusa? ancora. E che tipo di sbarchi ci Gli sono sbarchi oggi ci a sono ancora, Lampedusa? sono piccoli sbarchi. Certamente c'è stato un calo anche dell'80%, se non ancora di più. Beh, c'è qualcuno che ne va orgoglioso di questo. Lo ha fatto il governo precedente, che ha iniziato il governo precedente, a dire la verità, mica è stato questo governo. Certo, questo governo si è trovato e di conseguenza ha continuato su questa. Su questa. D'altronde conviene, no? Conviene parlare alla pancia della gente, così dicono, quindi raccontare bugie, e poi arrivano i salvatori che ci proteggono, che ci salvano da questa onda malefica sono gli immigrati, questa povera gente, questi poveri disgraziati, e di conseguenza la gente poi li acclama, la gente ci crede. Ma in realtà queste persone sono delle povere, sono degli esseri umani come noi, sono donne, bambini, uomini, sono persone come noi, bambine come i nostri figli, sono mamme, sono fratelli, mica perché sono nero, sono gialli o sono di un altro colore, hanno sentimenti diversi. Sono uomini, esseri umani, anche se di colore diverso, che hanno stessi nostri sentimenti, hanno delle aspirazioni. Come dire, anche dei sogni. Hanno dei sogni, perché no? Perché non possono avere dei sogni? Non sono come noi? Perché non possono? Sapete qual è il loro più grande sogno? Quello di sopravvivere. Non chiedono nulla, non chiedono niente. Eppure c'è gente anche, c'è sì, quello che magari non sa fare nulla o ha fatto solamente il contadino, ma c'è anche l'ingegnere, io ne ho incontrati tanti, ci sono medici, c'è gente colta, c'è gente che, eppure essendo così non chiedono nulla, chiedono, pensate ai siriani, i siriani è gente come noi, come noi, cioè dal punto di vista, diciamo, del tenore di vita, hanno vissuto come noi. E quindi avevano la loro villa, le loro macchine, il loro cose, il lavoro, e di colpo si sono venuti a trovare di fronte a una situazione terribile, quello di abbandonare il proprio paese, prendere quello che avevano e scappare con, i loro, con tutta la famiglia, i bambini, senza sapere dove andare. Sono quelli che soffrono di più, sapete? E se troviamo qualche problema ci lamentiamo pure. Però poi trattiamo queste persone come se fossero dei mostri, degli alieni da cacciare via, che ti stanno invadendo, che ti stanno l'invasione. Pensate, ci hanno fatto credere che c'è l'invasione, la più grande bugia che hanno raccontato, perché parlando di invasione ti fa paura, ti fa terrore, perché l'invasione in realtà
l'invasione, forse ce l'hanno loro nel cervello. In realtà non è vero che c'è l'invasione. E per una volta i numeri, io odio i numeri perché per me sono delle persone, sono degli esseri umani. Quali numeri? Non so mai quanto ne arrivano, quanti sono. Spesso me lo chiedono i giornalisti quando vengo fuori dal molo, quanti sono dottori, non lo so. Per me c'è qualcuno che li conta. Io per me sono degli esseri umani. Ho solo quel compito di accoglierli, di aiutarli, curarli se è possibile. E questo... Per una volta i numeri ci vogliono, servono, perché in realtà questa invasione non esiste, stiamo parlando di numeri ridicoli, ma facciamo ridere i polli, parliamo di 600.000, 600, perché parliamo degli immigrati irregolari, perché quelli regolari, viva Dio, pagano le tasse e quindi contribuiscono alla crescita economica di questo paese. Addirittura c'è stato qualcuno che ha detto, e che non è Pietro Bartolomeo, ma è una persona di grande competenza che si chiama Boeri, ha detto che grazie a loro l'INPS è ancora in piedi, grazie a loro abbiamo pagato le pensioni ai nostri anziani, quindi dobbiamo dire grazie anche a loro, è giusto? Poi quelli che sono irregolari, gli irregolari sono 600.000, ma di che cosa stiamo parlando? 600.000 persone in una popolazione dove sono 60 milioni di abitanti, l'Italia, certo, è ovvio, hanno fatto in modo, il governo precedente e anche questo, in modo che l'impressione sia quella della invasione. Come? Come? Facendo una distribuzione che veramente quella fa ridere. Pensate che su 8.000 comuni che ci sono in Italia, solo 2.000 li accolgono. È ovvio che se tu li concentri tutti su Milano, o su Catania, o su Bergamo, o su poche città, è ovvio che hai l'impressione di esserci l'invasione. In realtà 600.000 persone, se facciamo il conto, sono 3 per ogni 1.000 abitanti. Quindi è come se a Lampedusa, che sono 6.000 abitanti, ci fossero 18 persone. Ma chi li vede? Quindi è più facile integrarli, anche se questa è una parola che io non condivido. Perché che parola userebbe? Interazione. Interazione. Interazione significa interagire con la società dove vai e quindi gli dai la possibilità di non essere. Perché sai, a volte l'integrazione, vabbè, io ti integro, una concessione, però poi tu stai al tuo posto e io mi sto al mio. È quello che succede per esempio allo Zen a Palermo, quello che succede a Bolebec in Belgio, quello che succede in altri posti che noi sappiamo, cioè dire io ti integro però tu ti stai. Quindi non gli diamo mai la possibilità di interagire con la nostra società e questo spiega poi quello che succede, perché sai, i fatti di terrorismo, l'esperienza ci dice che sono stati perpetrati da gente che è dalla seconda e terza generazione, gente che è stata sempre ghettizzata, estraniata, non gli abbiamo consentito. E quindi penso un po' a quei ragazzi che, per esempio, nascono in Italia, che studiano in Italia, che crescono in Italia, che parlano l'italiano, addirittura parlano il dialetto italiano dei paesi dove vivono, e poi si sentono rifiutati, non sei un italiano. Beh, quelli sono italiani a tutti gli effetti. E se tu non gli consenti di dare questa cosa, ovviamente nel tempo poi cominciano, ecco, o quelle generazioni a maturare, quelle reazioni, che io non condivido ovviamente, non è che condivido altri, però ecco, hanno un fondamento queste cose. Se tu gli dai invece la possibilità di interagire, di entrare nella nostra società a pieno titolo, perché dovrebbero fare questi atti di terrore? Assolutamente. Quindi pensate bene, per esempio, quello che è successo a Lodi, no? Qua vicino, quella che c'erano i bambini che non dovevano andare alla mensa. E allora tu pensa qual è l'esempio che viene dato a questi bambini. Da un lato ci sono i bambini italiani che, ecco, hanno vissuto questa esperienza, quindi da grandi sono quelli che porteranno quell'odio nei confronti di questi diversi e quindi ci saranno quegli atti, ecco, brutti che fanno. Dall'altra parte ci sono i bambini che sono stati discriminati, che crescendo si ricordano di quello che è successo, magari reagiscono contro quegli altri. Quindi quali esempi abbiamo dato noi con queste cose che facciamo? Esempi cattivi, esempi che poi sfoceranno in qualcosa di brutto. Se invece noi facciamo interagire questi bambini, questi ragazzi che li facciamo diventare tutti uguali, tutti italiani, se lo vogliono, io credo che avremmo risolto tutti i problemi. Ecco, allora bisogna affrontare il fenomeno dell'immigrazione, fenomeno, non problema dell'immigrazione, con intelligenza, con razionalità e soprattutto con lungimiranza. Lungimiranza perché vuoi o non vuoi,
sono il nostro futuro. Noi siamo un popolo vecchio, l'Europa è vecchia tutta, l'Italia ancora di più. E allora queste persone ci servono da tutti i punti di vista, dal punto di vista demografico. Questo non significa che noi dobbiamo sperare che arrivano i migranti, queste persone, o che fanno i figli loro per poter stabilizzare, diciamo, o fare avere un incremento della crescita demografica. Certamente dobbiamo anche fare in modo che i nostri giovani possano formarsi delle famiglie, creare, quindi crescere. Questo non gliel'abbiamo consentito, perché noi non gli abbiamo dato, e la politica ha sbagliato, non gli abbiamo dato sicurezza, non gli abbiamo dato stabilità, per cui ecco il motivo per cui non fanno figli, non si fanno le famiglie, li costringiamo addirittura ad andare via dall'Italia. Ma questo non è colpa dei migranti. Allora dobbiamo fare in modo che si ritorni a crescere da questo punto di vista demografico, quindi incentivando non solo, diciamo, l'arrivo di queste persone, ma anche incentivando i nostri giovani. E come si fa a incentivare, a dare stabilità ai nostri giovani? Dando il lavoro. Il lavoro è il volano di tutti. Se noi diamo il lavoro e non l'elemosina, il reddito di cittadinanza, perché un giovane, una famiglia non vuole l'elemosina, vuole il lavoro, perché il lavoro dà dignità. E la sera quando vado a casa, anche se guadagno 800 euro, posso dire: questo è sangue mio, dà autostima, dà, come dire, dignità a una persona. Non aspetto io l'elemosina. L'elemosina l'aspettano i furbi, quelli che non soffriranno di quello che stanno dando, ma le persone per bene vogliono il lavoro. Il lavoro, e questo gli dobbiamo dare ai nostri giovani. Evitiamo di farli andare via, di fuggire, andare a trovare lavoro altrove, non per colpa dei migranti, per colpa di una politica che non ha saputo garantire stabilità, sicurezza, fiducia e lavoro. Quindi lavoro significa investimenti, lavoro significa investire, quindi investire significa aiutare le aziende a crescere. Aiutare le aziende a crescere non significa massacrarle dal punto di vista fiscale, perché massacrarle dal punto di vista fiscale significa chiusura, fallimenti, quindi perdita di posto di lavoro per quelle più piccole. Per quelle più grandi significa delocalizzare, e quindi questa è colpa della politica che non ha saputo gestire, non i migranti. Quindi dobbiamo andare al nocciolo della questione. Qual è il problema? È la politica che non ha saputo gestire la cosa pubblica, e quindi ecco che abbiamo avuto veramente un disastro dal punto di vista economico, che ha portato non al discorso dell'immigrazione, ma ha portato a creare 5 milioni di poveri, con fallimenti di piccole e grandi e medie aziende, che sono la colonna vertebrale di questo paese. Quindi dobbiamo, ecco, dove affrontare questo fenomeno, affrontato da tutti i punti di vista, e quindi fare partire il volano economico, che è il lavoro. Se noi facciamo questo, abbiamo risolto tutti i problemi, per noi e anche per i migranti, anche perché poi ci vogliono le braccia, perché per andare a raccogliere i pomodori, per andare a mungere le vacche, per andare a raccogliere le patate, non si raccolgono online, ma ci vogliono le braccia. E loro queste le mettono a disposizione, mettono a disposizione anche la loro cultura, le loro tradizioni. Le culture messe insieme, le tradizioni messe insieme fanno crescere. È un'addizione, non è una sottrazione. E l'esperienza questo ce lo dice, perché noi, se siamo l'Italia, quella che siamo oggi, almeno, insomma, lo siamo stati, la culla della cultura, è dovuta alla contaminazione di questi popoli che nei millenni si sono incontrati, ci siamo scambiati culture, ci siamo scambiati tradizioni, quindi ci ha fatto crescere, ma anche ci siamo scambiati il DNA. Siamo il frutto di questi popoli che si sono incontrati nei millenni. Parliamo dei turchi, arabi, cartaginesi, fenici, egiziani, spagnoli, tutti hanno navigato in quel mare, nel Mare Nostrum, ci siamo incontrati, ci siamo scambiati tutti questi beni e siamo diventati uno dei paesi più civili e più democratici del mondo.